Dunque, siamo tornati qua al campo base, però prima di parlare con Hetzli, infatti ho visto questo messaggio, dice che dopo aver parlato con Hetzli, il viaggio rapido non sarà disponibile fino al completamento della storia principale. Quindi praticamente ci sta dicendo che siamo proprio nel finale del gioco. Io prima di appunto parlare con Hetzli e prima di partire con questo episodio ho dato un'occhiata proprio a tutta questa mappa, cercando di parlare con più gente possibile, sia qua sia nella città alta, ma niente, cioè, ho trovato gente con cui parlare, alcuni pensavo mi davano qualche missione, invece niente. Perché secondo la mappa c'è scritto lì che mancano due missioni, 9 su 11 ne abbiamo fatte, missioni secondarie, ma io esplorando esplorando non le ho trovate le due mancanti, quindi boh, pazienza, io non so appunto, non saprei dove andare a cercare queste due missioni. Ci saranno sicuramente, oppure le ho saltate, ci cioè andavano fatte magari prima di una determinata determinato punto della trama principale, o non lo so, sono imboscate talmente bene. Quindi io pensavo di farle se le avessi trovate, non le ho trovate, quindi noi ci apprestiamo a finire, insomma, la storia di Shadow of the Tomb Raider. Ok, sì, sei pronto ad affrontare Kukulkan? Sì, ero pronto fin da subito. Ok. Come sta procedendo il piano, Hetzli? Abbiamo delle idee. Uchu? Le truppe di Kukulkan seguiranno il Sakbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide. Se li prendessimo frontalmente, saremmo praticamente sicuri di intercettarli, ma potrebbero sopraffarci facilmente. Passando di qua, invece, saremo più al sicuro. Ma servirà un tempismo perfetto. Altrimenti ci sfuggiranno. C'è un altro modo. Voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cecchino. Sarebbero in trappola. Ogni piano comporta dei rischi, ma credo che questo sia il migliore. Bene, allora, ai tuoi ordini. Prepara le truppe. Andiamo. Noi siamo da soli, ovviamente. Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo. Hetzli, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Grazie. Fa attenzione, John. Anche tu, dolcezza. Sì. Amuleto di Nurato, un braccialetto a forma di Hetzli mi ha luna. dato metà dell'amuleto dell'eclissi che apparteneva a Un'Uratu. Io ho preso la luna, lui si è tenuto il sole. Credo si aspetti che sia io a scacciare l'oscurità che regna su Paititi. Vediamo, esamina. È una bella impresa. Spero di non deluderli. No, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Allora, qua ci dobbiamo immergere, ovviamente. Sacca d'aria, bene. Scusate, ma
mi sa che ho un po'. Si sente che ho un po' di raffreddore questo periodo, guarda. Spero che passi. Allora, siamo vicini al vulcano, mi sa, visto che sta là, però bell'effetto, bell'effetto. Ok, alta sacca, che culo. Ok. Boh, io madonna. Masso in fronte. Occhio. Aria, aria. Ok. Mamma mia. Incredibile. Jonah, ce l'ho fatta. Vedo il ponte. Merda. Hanno fatto saltare il ponte. Troveremo un'altra strada. Ok. Lo vedi quel fumo rosso? Sì. Do un'occhiata. Un Uratu ha detto che il fuoco Kremisi era il suo destino. Ok, non mi piace troppo. Ci metto il tempo che ci metto. Comando, qui certo. Cardinal 2, il ponte è stato distrutto. Ottimo, capi squadra, coordinatevi con i mezzi di supporto. Cardinal 2, date assistenza visiva. Ricevuto. Ricordate, gente, ogni varco può essere sfruttato dal nemico. Madonna. Io sono andato avanti a istinto praticamente, come sempre. Altri elicotteri. È un esercito. Yash, mi sta sterminando. Vabbè, non è che possiamo fare. Ehi, Cardinal 8, nemici avvistati. Cambio rotta verso 105. Non è che possiamo fare chissà che cosa, Aspetta, no, qua vado a ondularmi. Facciamo progressi in tutti i settori, ma le perdite sono ingenti. A tutte le unità, state alla larga dalle pareti. Raggruppatevi. Sovrapponete le linee di tiro. Scusa. L'origine del fumo. Posso arrivarci? Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Dovrebbe essere in vantaggio la trinità con un elicottero, però... è? Quando il fuoco Kremisi arde, cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un Uratu. Ah, ma è quella lì, sì. Mm. La guardiana, diciamo, dello scrigno, che non si era manco accorta che non c'era più. Sei tu il fuoco Kremisi. Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kukulkan. Isha. Ha accettato. Beh, non sta male.
Oh, la Madonna, meno male ci siamo alleati. Ok, segui gli Yaxil alla piramide. Bene, bene, sono contento di avere degli alleati, erano anche abbastanza forti questi. Che sei contro un elicottero, non so, però vabbè, vediamo. Molto menacca! Sono con me. Cosa? Spero tu sappia quello che fai. Anch'io. Sì, sì. Tranquillo. Abbiamo avvistato Croft. È con gli Yashil. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Aspetta, siamo sicuri. Ah, sì, qua, ok. No, perché non ha. Ecco. Siamo morti subito. No, l'ho visto il. John, aspetta. Ho alleato. Il rampino, ma sono con me. Non l'ha lanciato. Spero tu sappia quello che fai. Anch'io. Comandante, abbiamo avvistato Croft. Aspetta, con posso. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Ok, stavolta sì. Devo andare un po' più vicino. Sono dappertutto. Ci servono rinforzi. Ora. Aspetta. Inviamo subito rinforzi. Ecco sì, in questo caso è la prima volta che diciamo. Qui squadra Z, alto consiglio in posizione, difendiamo il perimetro. Ripeto, alto consiglio al sicuro. Qui comandante Root, l'intero alto consiglio è qui per assistere personalmente alla nostra vittoria. Difenderemo il perimetro a tutti i costi. Ah, ma buono, quindi se li facciamo fuori la Trinità è andata. E c'è l'alto consiglio. Ok, grazie per liberarmi la strada. È la prima volta che diciamo delle guardie locali erano cattive, perché non facevano nessuno il suo lavoro. Alla fine si alleano, Vediamo. Sì, va bene. Sta aprendo la strada, praticamente. Jonah, ci siamo. La strada per il tempio è libera. Anche noi ce l'abbiamo quasi fatta. Dov'è? Sta mangiando. È nel tempio. Siamo davvero vicini. Molto menacca! Grazie, Kukulkan, per questo dono della rinascita. Noi ora siamo pronti a ricevere il tuo potere. Sono con te. Questo rito devo completarlo da solo. Stanno sbagliando. È tutto sbagliato. No. Gli spetta di dirlo. Dacci lo scrigno. No. No. Non posso. Devo proteggere Paetini. Tutti creiamo il destino. Non solo tu. Tutti noi. Insieme.
bastarda fino alla fine. Attacca! Scusa, il casco, c'è la maschera che ci ha dato, a che è servita? A che è servita se adesso ce la siamo tolta? Per tenerla per un po'. Al rituale completato sarete tutti salvati. Non puoi fermarci, Croft. Siamo tutti qui. Aspetta, sì, sono un po'. Cosa ne sa? Cosa ne sa? Non sai niente. Guarda, in teoria l'avrei preso, però sono dei barili. Dei barili non ci sono, non li vedo, non ci sono. Guarda, ma che? Aspetta. Ah, ho la vita piena. Porca vacca. Loro mi sa che sono infiniti, però. Ah, eccolo lì. Oh, sembrava strano. Lui pala di Nuno. Sono circondato, senza munizioni. No, vi prego, no. Oh, bene. Morto miseramente, come se lo merita. Avrei preferito ammazzarlo io, però. John, Rourke è morto. Cerco Dominguez, devo fermare il rituale. Li terremo a bada il più possibile. Ma aspetta. Devo scendere o salire? Devo salire, ok. Qui squadra Z, l'alto consiglio è sotto pesante attacco. Serve... Ah! È andato. Perché farete tutti una brutta fine qua, eh? Dovete starvene a casa. Aspetta. Qua non so... Ah, là forse? C'è del bianco lì. Ok. Madonna. Hanno massacrato l'alto consiglio, comandante Rourke. Quali sono gli ordini? È morto anche Rourke. Cosa? E allora che cazzo è che comanda? Tornate a casa. Ripiegare, ripiegare. Ecco, bravi. Le unità, ripiegare. Aspetta. Il perimetro. Non c'è più un perimetro. Ma chi se ne frega? Sono morti tutti. Andatevene di lì, cazzo. No, sapevo che sbagliavo. Lo sapevo. La prima volta sbaglio sempre. Aspetta un attimo. Ah, così. Ok, adesso prendiamo una più rincorsa. Aspetta. Così. Insistiamo un po'. Ok, rallentatore addirittura. Ok. Ma... No, ero saltato, vabbè. Rifacciamo. Ah, da qui anche, perfetto. Ok. Ero saltato troppo tardi, probabilmente. Okay.
so perché questa parete, ho idea che crolli, infatti le crepe. Ok, su, vai. Vanno sempre le strade più facili a noi, eh. Dove devo andare, mo? Aspetta, aspetta. No, no, ferma, ferma. No, ferma, no. Mi sono proprio fermata adesso, non lo so. Dove di qua, forse? No, io provo. No, non si aspetta. Forse in alto devo andare. Ah, di qua mi fai fare. Aspetta un attimo, non è chiaro. Ok, così, 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 poi su, spostiamoci. Ok, adesso lì, ma da lì non riesco a capire da che parte andare. Aspetta, non è che mi devo, non è che devo scendere. Oh, non credo. Forse qua, ma non qui dove c'è, sono questi massi, forse. Ah no, lì, guarda, ok, l'ho visto adesso, l'ho visto adesso, va bene. Ok. Che il sole si eclissi e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Che le ombre si dissolvano e la luce splenda su un mondo di nostra concezione. Lo lasciamo fare. Adesso il potere di Kukulkan si distrugge da solo? Muore, forse? Distruggi chiunque minacci il tuo potere e la tua forza. Aspetta, volevo prendere quello davanti, non quello vestito di verde. Aspetta. Oddio, avevo il mitra. Guidaci. È morto, no. Aiutaci a ricreare e rigenerare. Rafforzare. Dov'è? Ed elevare. No. Olè, su giù. Aspetta. Non ho capito se devo colpire anche loro, però adesso che ci penso. Ah, ok. Devo fare qualcosa a questa statua, forse. Probabilmente. Il sole si eclissa e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Oh, ti ho liberato. Non deve invischiarsi. Cioè, ti ho liberato, non so se. Aspetta. Ma tu vei tali. Ecco. Ma va io e lui sai che sozzili il cucuccio. Oggi preso quello dietro. Il controllo del nostro destino. Ok. Fare qualche freccia. Cioè, vi libero e mi ringraziate ammazzandomi. Grazie. Ok. Aia. Devo schivare. Madonna. E in effetti potrei fare così. Che mi mira da. Ecco, infatti, mi mira da solo. Alla testa. Non sei ancora morto. Allora. Curiamo, non abbiamo di cure. Voglia.
niente mi impedirà di ricreare il mondo. Sei luminoso. Oggi prendiamo il controllo del nostro destino. C'hai i superpoteri, mo. Aspetta, va. Ma se usassi, va. Madonna. Ok. No, non sei un dio. Sono pompato. No, ricarica. No, no, no. Devi ricaricare. No, ecco. Ma devo fargli qualcosa, forse? Ah, ok. La mia vita. Non puoi affrontare un dio. Poi ho preso il coltello, però. Per ora ti ho risparmiato. Ora basta. Anche noi. Aspetta, aspetta. Andiamo di Mitra. Pensavo che fossi più furba di così. Mi ha quasi preso. Pensavo che fossi più furba di così. Ma io ti continuo a colpire lo stesso. Ah no, forse il barile, aspetta. Perché non vieni qua? Vieni, vieni. Dov'è l'altro? Di balle. Ah, l'ha preso lui, eh. Porca vacca. Fammi curare. Oh, uno è andato. Oh, ecco. Lo sapevo io che a furia di colpirti. Sono io quello che deve proteggere Paikiti. Ma scusa, perché a noi ci potenzia mano a mano sto coltello? Lui l'ha potenziato in un attimo. Subito. No, ancora sti qua. Un attimo, allora facciamo fuori prima gli scagnozzi. Danno fastidio. Ecco, appunto. Oh. Madonna. Però sei rottiballe. Fastidioso. Oh. Ciao. Che fossi più forte. Ecco, no. Attacca quanto vuoi. Kukulkan mi renderà più forte. Bravo, è bel effetto però, dai. Fareresti un dio? Sì, sì, sì. Ah, ecco, l'ho notato adesso, man mano che lo colpisco lui, cioè la sua fluorescenza sparisce. Ho preso quello dietro, cioè ho preso... Ah no, no, no. Si è trasportato e basta. Ecco, non riesco a mirare bene. Ecco, sì. Muore dopo quattro volte. Oh, quanti ci vuole per crepare? Aspetta che ricarico. Okay.
5 pugnalate, ammazza. Mi dispiace. Ma anche no, che dispiace, cioè. Ha ucciso il mandante dell'omicidio di nostro padre, cioè. Ti prego Lara, lo farò. Battere il re? Credo che avrebbe da ridire al riguardo. Tesori miei, potreste per favore fermarvi un secondo? Oh, certo, mia regina. Uno! Mi fai vedere? Ma certo. Ci sei tu, ci sono io e c'è papà. Dove siamo? Alle Hawaii. Con questa chiave e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore. Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina, che non si aspetta di certo l'attacco di un giaguaro. Dove potremmo andare per la nostra prossima avventura? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta. Papà! Ah, meglio di no, allora magari le saline dello Utah. Ma no, Richard. So dove possiamo andare. Davvero? Alle Hawaii! Sì, potrebbe essere carino. Addio, mamma. Addio, papà. No, sei tu il mio assistente. Non lo sai? Oh, giusto, hai ragione. Mi scuso, signorina, mi ero dimenticato. Adesso desidero che mi porti al museo. Beh, credo che si possa organizzare. E compreremo un taccuino nuovo per i tuoi disegni. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Kremisi mi guiderà. E mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi Paititi. Ti prego, Lara. Due giorni dopo.
Un'Uratu. Mia madre. Guerriera. Ribelle. Regina. Sarà venerata per molte generazioni. Mi manca. Ora, seguiremo il suo spirito per riunire Paititi. Grazie. Allora torna qua che è cu domani. Ah, davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Ah, Abby e io faremo un giro sulla costa. Sono contenta. E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po'. A recuperare qualche altro reperto? Sul serio, che farai? Non lo so. Mi farò guidare da Ezli. Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paititi. Wow. Basta con le tombe. Voglio stare un po' tra i vivi. Per un po'. Come vuoi. Perché? Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli? No, mi avrei tra i piedi fino a domani. Resta tutto il tempo che desideri, Lara. Abbi cura di te, Jonah. Quando Paititi splenderà, forse potrò raggiungerti e scoprire altro del mondo esterno. Quando vuoi, devi solo dirlo. Anche tu, Ucio. Se ne avrà voglia. Oh, Jonah, Lara dice che sei fidanzato. Verremo al matrimonio. Sì. Aspetta. Ezli, ti va di mostrarmi i progetti del nuovo tempio? Sì, sarà magnifico. Non ho ben capito la parte del, cioè del sacrificio, perché sembrava che tipo Lara si dovesse sacrificare, invece alla fine, cioè, si è, ha sacrificato quello strano potere, sì. Ah, boh. Quello strano potere che aveva acquisito, non lo so, vabbè, che finiva bene ovviamente si sapeva già, però vabbè. Allora, che dire? Beh, il gioco ovviamente non è ancora finito, perché se vi ricordate manca il DLC, quindi proseguiamo ovviamente, forse per un altro uno o due episodi, adesso non so quanto dura quel DLC finale. Comunque, lei ovviamente, Lara, non penso rimarrà i Paititi in eterno, perché se no non si chiamerebbe Tomb Raider il gioco, quindi spero vivamente proseguino con la saga, con un'altra ambientazione, eccetera. Non mi dispiacerebbe l'Antico Egitto come ambientazione, però devo dire che è una buona trilogia in generale, tra i giochi... Ottimi, buoni giochi. Però non lo so, diciamo che per quanto la grafica è migliorata tantissimo rispetto al primo gioco, anche se nel primo c'erano dei piccoli problemi tecnici, se non ricordo male, ma forse era solo un problema della versione PC, credo. Anche qua un paio di volte il gioco è crashato, nulla di grave, nulla di che, però boh, strano, a meno che appunto siano problemi principalmente legati alla versione per PC, non lo so, comunque in generale diciamo che la grafica è migliorata tantissimo rispetto al primo gioco, nulla da dire. Però come storia, non lo so, per me c'è stata una... posso dire una fase calante, ecco, cioè nel primo gioco, nonostante l'avevo già giocato, mi sono divertito ancora di più, e la storia mi aveva comunque preso di più, nonostante la conoscessi già.
Col secondo, non so, sì, buono, una buona storia, nulla di straordinario, almeno secondo me, però ci stava bene, ecco, anche come ambientazione mi è piaciuta molto l'ambientazione della montagna innevata e quasi quasi devo dire che la preferisco a questa della giungla, nonostante sia ricreata bene, la giungla, tutto, nulla da dire, ecco. Però la storia in questo terzo capitolo non lo so, bah, un po' così, non, diciamo, non mi ha entusiasmato molto, forse credo di capire perché non abbia, non so, non abbia catturato molto pubblico, tant'è che se non ricordo male, questo gioco uscì l'anno scorso a metà settembre, credo, e dopo forse un mese e mezzo, comunque per novembre. Era già a metà prezzo, cioè con i saldi invernali di Steam. Mi ricordo che l'avevo trovato già a metà prezzo. Insomma, quando dopo poco tempo un gioco è già scontato così tanto, vuol dire che non ha avuto il successo sperato. Un po' dispiace, però. Non lo so, sembra che non ci sono impegnati più di tanto per raccontare parlo della trama principale. Poi le storie secondarie, sì, cioè sono secondarie, quindi nulla di che, non sono malaccio, sì, però in generale, non so, pecca un po', secondo me, dal punto di vista della trama. Poi vabbè, il gameplay si è evoluto, giustamente. Per me però hanno messo anche troppa roba. Già nel primo era più che sufficiente quello che c'era per quanto mi riguarda, perché poi va un po' a gusti, ovviamente. Ma cioè, tipo le piante della percezione, poi c'era la cos'è la mistura stoicismo, una cosa del genere, mai usate, ma perché, ok, se le usavo, magari. Le volte in cui sono morto non morivo, però non c'è qualche morte, cioè non è frustrante, voglio dire, non è che, come posso dire, il gioco comunque non mi ha spinto a usarle, nel senso non ne ho sentito la necessità, dici vabbè, qualcosa sei morto, però poi ho proseguito lo stesso, cioè non è che se non, come posso dire, se le prendevo, come posso, andavo avanti, sono andato avanti comunque, ecco, quindi, vabbè, non so, tante abilità, per di più forse un po' inutili, non lo so, cioè, hanno voluto mettere tanta roba, ma poi alla fine le cose che si arrivano sono sempre quelle, se avete 4 o 5, quindi, boh, vabbè, niente. Così, però comunque dai, in generale non è un cattivo gioco. Si lascia giocare, ecco, solo che avendo una trama un po' così, ammetto che in certi frangenti ero un po' annoiato, Ero un po' annoiato e magari appunto mi ricordo prima del trasloco, diciamo, non ho fatto in tempo anche a finirlo, perché noi a parte per l'impegno, ok? Ma se un gioco mi coinvolge tanto, è ovvio che cioè, mi ci butto, mi ci metto, no? Questo non coinvolgendomi più di tanto, l'ho messo, cioè ci giocavo e poi passavo ad altro, perché sì, in certe parti mi ha un po' annoiato, devo dire. Spero che appunto comunque la saga non sia finita qua, visto che il Tomb Raider è un brand, storico. E che proseguano però, c'è un reboot, no, basta, cioè va bene, cioè Lara così va bene, mi piace come l'hanno fatta, come l'hanno fatta evolvere, anche se in questo terzo capitolo si piange un po' troppo addosso, vabbè, ma chi se ne frega, ci posso passare anche sopra, però la vorrei rivedere francamente come personaggio, magari appunto non mi dispiacerebbe un Tomb Raider inventato in antico Egitto, mezzo alle tombe dei faraoni. E per me, secondo me, l'open world non serve neanche troppo per un gioco del genere. È sufficiente che sia, cioè,
diciamo, un'avventura, diciamo, lineare, no? Tipo all'Uncharted, una cosa del genere, va, secondo me va più che bene. Infatti il primo, essendo molto più corto degli altri, ma era giusto, cioè aveva situazioni adrenaliniche, situazioni dove c'erano degli enigmi da risolvere e andavi fino al finale tranquillo. Qua, non lo so, già col secondo avevo visto, ho iniziato a far prendere una piaga open world, ma era ancora abbastanza contenuto e, diciamo, lo godevi meglio. Qua forse sono un po' troppo dispersi, l'hanno fatto un po' troppo dispersivo, con sta mappa enorme, ste robe da prendere. Bah, vabbè, niente. Diciamo che comprendo il parziale insuccesso che ha avuto. Poi questi, cioè, sono pareri personali di uno che ci ha giocato e ha valutato. Poi se a un altro piace in maniera esagerata, buon per lui, nulla da dire. Va bene, dai, adesso non vi trattengo oltre, noi sicuramente ci vedremo col prossimo episodio, adesso vediamo se dopo i titoli di coda c'è altro, qualche altro filmatino, vediamo. E sì, dai, noi non vi saluto perché, come vi ho detto, ci aspetta quell'ultimo DLC da fare e lo faremo, ecco. Mi ero sbagliata su tutto. Ecco, c'è un filmato. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa abbia in serbo il futuro, Jonah, ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si staglia all'orizzonte. Ma c'è un scelto inutile. Senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft. Grazie, Winston. Winston. Hai visto che è tornata a casa? Meno male. Ma per ora è bello essere di nuovo a casa. Guarda, la famiglia con la piramide e un dinosauro. Quella sembra una piramide, però. No, io ci spero che lo facciano in Antico Egitto. Prossimo capitolo. Adesso vediamo un attimo. E poi ci rivedremo al prossimo episodio. Vediamo dove mi rimanda il menu. Ah, mi rimanda al menu, però non è finito il gioco. Congratulazioni, hai completato Shadow Tomb Raider. Seleziona continua dal menu principale per tornare a Paititi. Arriverai prima della battaglia finale con Amaru. Tuttavia, il sentiero per la città del serpente non sarà accessibile. Se una nuova partita più per iniziare una nuova avventura con l'abilità e l'equipaggiamento già ottenuti. Ok. No, ma io voglio... Vabbè, io provo a fare continua. Perché ci manca una tomba. Una. Questa qua, alla madre protettrice, esatto, questa. Va bene, dai, allora io farò continua e noi ci rivediamo col prossimo episodio, forse l'ultimo, forse no, di Shadow Tomb Raider.